In questa puntata parleremo di un singolare elemento della fauna sicula, ovvero il folletto. Ma chi è il folletto e come accorgersi della sua presenza? Beh, l'impresa non è certo semplice, in quanto questa creatura cambia volto con rapidità funesta, capace di assumere una miriade di espressioni diverse e per questo difficile da individuare. Inoltre si diverte a comparire dal nulla, come la brezza estiva alle falde del monte Cacatua. Il suo ultimo avvistamento è avvenuto nei dintorni della spiaggia di Torremolinos, in Costa del Sol. Ma come nasce il folletto? Beh, si pensa che sia nato in quel di Ibiza, ma le sue origini sono paragonabili a quelle di Mr. Hyde. Così come il dottor Jekyll, per trasformarsi, necessitava della sua pozione, in egual modo una quantità sufficiente di proteine e fumace generava la nascita di questa creatura. Ma per poterlo comprendere fino in fondo, dobbiamo esaminare i suoi comportamenti. Pensate, il folletto ama lasciare il segno, ma lo fa sagacemente, senza mai compromettersi. Si fa strada in ogni cunicolo nel quale può accedere, ed ama soprattutto apparire nelle fotografie di ignari turisti. La sua principale peculiarità è la capacità di rimanere immobile, forse per non destare sospetti, assieme a quella di confondersi nella mischia. Guardate come anche qui si riesca ad inserire senza dare nell'occhio. Il folletto è inoltre un abile costumista, tradizione che l'uomo coltiva da decine di migliaia di anni fa e che adesso con lui giunge a sublime completezza. Ammirate come con un semplice sombrero ed un nastro adesivo riesca ad apparire come un normalissimo turista messicano in cerca di volantini da appendere. Ma ciò che distingue il folletto dagli altri animali è di certo la sua fine scaltrezza. Guardate come approfitta della presenza di creature appariscenti come il Mauritius culapontis, rara creatura anch'essa, grazie a Dio. In questo scatto, invece, possiamo identificare tre ambigue creature riscontrabili qui, qui ed anche qui, e sono rispettivamente il Petrus volantis domesticus, creatura che si addentra nelle abitazioni e che ama svolazzare per la rampa delle scale. Un esemplare di Orangotango docens e una docens cotonata. Ma pensate, ci credereste se vi dicessi che il folletto si è fatto vivo anche qui? Beh, certamente, direte voi, cazzo, sei Alberto Angela! Ed in effetti fate bene a fidarvi di me, perché anche qui il folletto ha lasciato il suo segno. Eccolo, mentre si muove con disinvoltura. Ma di cosa si nutre il folletto? Recenti studi hanno portato alla conclusione che egli sia una creatura vegetariana e che si cibi esclusivamente di foglie di canapa indiana. È da notare che i suoi ritmi sono opposti a quelli delle normali creature diurne. Difatti il sole gli fornisce un'acuta sonnolenza. Eccolo mentre sfrutta un comodo appoggio, ma giunto il mezzogiorno, inesorabilmente le membra del folletto si bloccano e lui cade in un profondo sonno, mentre tutto il mondo apre gli occhi al cospetto dell'alba. Grazie per l'ascolto e arrivederci alla prossima puntata di Super Quark.